Carol Pazzotta è la curatrice della mostra dedicata a Federico Barocci che si inaugura a fine mese a Londra e parte di questo tour con giornalisti che sono arrivati dal Regno Unito per visitare i luoghi legati a Barocci. E qui siamo a Urbino, Palazzo Ducale. Allora, questa mostra è una grande sfida intanto a Londra. Barocci non è molto conosciuto, ma proprio questa è la funzione di un grande museo, proporlo al pubblico. Esatto, è stato l'ambizione del nostro direttore Nicola Spenny di poter introdurre il pubblico a questo artista molto importante. Abbiamo collaborato con St. Louis in Missouri per ricreare tutto l'itinerario suo per il mondo anglosassone. Ci sono questo gruppo di giornalisti che dalla giornata di ieri sono in visita alle Marche, quindi prima Senigallia, poi l'arrivo a Urbino, e questo è il contatto fra la sera di lunedì e questa giornata di martedì a Urbino, Palazzo Ducale, San Francesco, gli oratori. Quali sono le prime risposte? Vedo che c'è grande interesse. Sì, loro sono ispirati da essere qui, perché qui c'è tutto l'ambiente, ovviamente tanto caro a Barocci, lui è tornato da Roma forse avvelenato e poi non si è più partito, quindi gli ambienti urbinati sono proprio quelli che sono assorbiti da lui nella sua psicologia e poi ricreati nei suoi quadri. E poi c'è anche la cosa molto importante dei disegni, perché Federico amava andare a girare per la città quando vedeva delle facce o degli animali interessanti, lui schizzava e poi tornava allo studio per ricreare il mondo naturale nei suoi quadri. E portare questi giornalisti qui, per esempio, non hanno mai visto il cortile di Laura eccetera, sono stravolti da questa visione della città ideale e poi anche la città di Raffaello. E adesso capiscono che c'è anche Barocci, come personaggio molto importante in questo quadro. La Mostra di Londra è molto grande, complessa, ci sono delle cose che verranno presentate, il colore ad esempio, è una delle particolarità di Barocci. Sì, cominciamo con il nostro quadro, che è la famosa Madonna del Gatto, che è stato fatto per i Brancaleoni di Piobbico. E andiamo lì oggi con i giornalisti. È molto eccitante perché ho trovato tanti documenti che provano che erano proprio i Brancaleoni e soprattutto le donne che hanno amato, commissionato e anche ereditato questi piccoli quadri di Barocci, come quadri da camera. Poi nella mostra facciamo anche il lato maggiore di Barocci, che era l'arte devota per le chiese e siamo stati così fortunati, soprattutto dalla soprintendenza qui ad Urbino, della generosità, di poter avere questi quadri dai luoghi tipo Senigallia, il Duomo, l'Ultima Cena, per rendere la visione baroccesca a Londra. L'altro lato molto importante è che mettiamo le pale, anche non solo quelle urbinate, ma anche quelle romane. La Visitazione della Chiesa Nuova e l'istituzione dell'Eucaristia di Santa Maria sopra Minerva, lo trasportiamo lì e lo mettiamo insieme ai disegni preparatori. Quindi ci sarà un'idea molto forte della la genesi di ogni
opera d'arte e quanto lui ha lavorato proprio indefaticabile, esatto, senza riposo per perfezionare ogni opera. I disegni fatti con i pastelli, i colori che sono delle armonie e delle musiche, queste sono cose che stanno cominciando ad affascinare e la mostra ancora non è nemmeno partita. Esatto, è stato Guidobaldo I a visitare Barocci a casa e quando ha chiesto a Barocci cosa fai quando lavori, lui ha detto compongo un pezzo di musica e quindi proprio questa immagine era di Barocci. Nei disegni, per esempio, prima di Barocci hanno disegnato solo in bianco e nero, ma Barocci per la prima volta introduce colore anche nel processo preparativo, quindi questo amore per i pastelli che lui fabbricava in casa. La creta era solo rosso o nero, ma lui voleva più colore, quindi fabbricava dei colori a pastello per fare le teste, per esempio, dei personaggi nei suoi quadri in modo molto molto naturalistico. Quando tu vedi uno schizzo di Barocci, spesso può apparire come qualcosa dell'Ottocento, perché di un naturalismo e una facilità talmente forte che non sembra una cosa del Rinascimento. Complimenti. Grazie mille, grazie.